Facciamo un esperimento. Provate a guardare i secondi che scorrono qui sotto questo video. È possibile che non abbiate notato nulla, ma è anche probabile che abbiate percepito il primo secondo più lungo del previsto. E magari vi sarà anche capitato nella vostra vita di osservare una lancetta dei secondi che per più di un secondo sembra fermarsi, per poi riprendere a ticchettare normalmente. Questa è un'illusione ottica che prende il nome di cronostasi, letteralmente arresto del tempo. A grandi linee funziona così. Il cervello opera su due livelli differenti, un livello di sensazione, ovvero di raccolta di stimoli esterni, e di percezione, ovvero di elaborazione di questi stimoli. Quando distogliamo lo sguardo da qualunque cosa stiamo facendo e lo indirizziamo verso un altro soggetto, per esempio un orologio, lo facciamo tramite un movimento dell'occhio molto rapido, che si chiama saccade. L'immagine raccolta durante la saccade è particolarmente sfocata e questo significa che a livello di percezione questa immagine non raccoglie abbastanza informazioni e viene buttata via. Questo però provoca un buco a livello percettivo e il cervello a questo punto attiva un meccanismo di retrodatazione neurale, ovvero prende il primo fotogramma successivo al movimento concluso dell'occhio e usa quell'immagine per riempire il buco. È un po' come se il cervello operasse come se fosse un montatore di video. Magari prende una parte particolarmente sfocata, la taglia, la butta via e per coprire questo buco usa il primo fotogramma successivo al buco. Ma in questo caso ci sembrerà che il video, anche per un breve momento, si sia fermato, quando in realtà la registrazione non si è mai fermata. La cronostasi avviene anche a livello uditivo. Se provate a comporre un numero di telefono e poi alzare la cornetta, il primo tono che sentirete vi apparirà più lungo di tutti quelli successivi. Quindi, la prossima volta che avrete l'impressione che il tempo non passi mai o che addirittura si sia fermato, pensateci. Potrebbe essere merito della cronostasi. Oppure siete finiti nella parte strana dell'internet e vi siete messi a guardare video noiosi.